Attenzione, lo so, molti di voi apprezzeranno questo video senza neanche vederlo. Da uno studio della Columbia University insieme a Microsoft dell'anno scorso è emerso che più del 60% degli articoli condivisi su Twitter non viene neanche aperto. Sono stati fatti dei test per dimostrare che le persone prima condividono e poi forse aprono quel contenuto e si mettono a leggerlo fino in fondo, nella maggioranza dei casi. Se guardiamo anche a noi stessi e quello che ci sta intorno, è evidente questo fatto. Questo porta sia alla diffusione di bufale, che basta approfondire un attimo e si vedono chiaramente i segnali che quel contenuto è falso o inventato, sia al fatto che molto spesso le persone commentano semplicemente basandosi sul titolo. Ma se guardiamo anche a noi DJ, succede lo stesso. Pubblichi un video anche con immagini standard della nuova canzone e tutti grande, bellissimo, no, numero uno. Ma quanti di quelle persone taggate veramente si mettono ad ascoltare la canzone? Poi con Facebook i filmati partono anche senza audio. Devi metterti lì e cliccare per accendere l'audio. È molto più comodo e semplice mettere il mi piace, così almeno chi ti ha fatto il tag è contento e non ti rompe più le scatole. Dimostrazioni del caso ce ne sono centinaia e conviene anche non addentrarcisi troppo per non rodere il proprio fegato. Il primo meccanismo evidente è il fatto che spesso trovi nel titolo quello di cui sei convinto e allora lo condividi e magari lo amplifichi anche con il tuo commento. Non stai troppo a guardare se l'articolo è argomentato oppure no. Semplicemente trovi quello che già pensi, anche se è una notizia completamente falsa. E questo è il modo migliore per far girare e far diventare virali delle vere e proprie bufale. Ma lo vediamo anche nel cazzeggio quotidiano sulle nostre bacheche personali, dove vediamo passare di tutto e vediamo commentare di tutto. È anche difficile mettercisi lì ad uno e dire guarda, non hai letto, per piacere evita, eccetera. È un meccanismo troppo diffuso, è veramente la maggioranza dei casi. Ora, nel mio caso mi sono messo a puntualizzare su tutti quelli che hanno commentato il video famoso del DJ che suona senza averlo visto, perché avevano detto delle cose di cui avrei parlato anche io, magari al minuto 1, al minuto 4. Però lì mi rendo conto che il commento è partito semplicemente dal titolo. E allora chi non accetta il fatto che il DJ suona si sente bisogno di dirlo. Non ha bisogno di vedere 5-6 minuti di video per capire le argomentazioni. Purtroppo la maggioranza dei casi è così. E allora cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo? Prima di tutto, far parte della minoranza. Leggere contenuti che ci interessano, commentare solo quello di cui abbiamo letto e sentiamo di poter dire la nostra. Secondo, non rodersi il fegato, come ho già detto, quindi cercare di non mettersi lì a stoppare una marea di sciocchezze, di scempiaggini, che purtroppo è il mal costume, è diffuso. E numero 3, cercare di portare contenuti positivi e di non alimentare le polemiche, soprattutto quando si basano sul nulla. Continua a seguire Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto! E mi raccomando, guarda sempre i miei video fino in fondo.